c'era una zappa penduta a un muro di un equatoio nero, un fombecato, china de ruggia, queta, cielo scuro, con una lucente sciabola de lato. La sciabola ci disse o zappa asciutta, battendosi di gioco per favore, non è lo posto toi tamarra brutta, vicina a mia che l'uscio di splendori, non vi cafeti a pesta di fumeri, di terra e porca via chi sa inchiappari l'ordazza, esci di gioco che non meri, di la tua nuscimento militari. A tia lo tuo pagioni ti da sao, per quanto si sdegnosa zappa brutta, ma quando un dappa mia si ricriava, se poi per nulla sai la storia tutta. E diminammo botti di crepari, di fici mui occhetti già la guerra, tagliando a muori mamma un desci pari, e non ci importa mo che dormi in terra. Camo vita mia si la ricorda, li valentizzi so e la so per giuna, Mattia comida tia zappuna lorda, vicina mia per scorno si impuzzuna. Allora, buonasera Presidente, buonasera. Inizierà il Restart Festival. Il Restart Festival è un festival nato con l'idea di ridare spazio alla letteratura, alla musica, alla cultura in generale, che ha subito purtroppo uno stop dal duro colpo della pandemia. Abbiamo pensato questo evento per riportando delle tematiche comunque complesse e delicate, di cui normalmente non si parla. Il primo degli interventi di questa sera sarà l'incontro con Mimmo Lucano, che presenterà il suo libro Il Fuorilegge, in cui appunto avremo modo di interagire con lui e farci raccontare un pochino quella che è la realtà del modello Riace, così che possa generare un modello di riflessione, ecco, uno spirito di riflessione per tutti i cittadini. Speriamo bene, speriamo che l'evento sia partecipato e invitiamo comunque tutti a partecipare anche alle prossime due giornate, perché è un evento che prevede tre giornate. Domani avremo altri due autori di altri due libri, sempre concerto post serata, e anche alla fine l'ultimo giorno ospiteremo Kento, un rapper reggino. Anche lui ha scritto Barre, un libro molto forte che racconta dell'esperienza del carcere minorile. Ho visto due libri là, quello di Mim e poi c'è un altro. Questo di Kento, sì, esattamente. Barre, sì. Domani sì, sono disponibili. Di libro di Mimmo Lucano, grazie alla collaborazione con la libreria Scarcella di Gioia Tauro, disponibile, acquistabile qui presso il nostro stand, presso il nostro box, come anche quello di Kento. Domani avremo anche i libri di Antonio Salvati, penso, e quello, l'ultimo libro di Michele Caccamo. E noi la ringraziamo, io riprenderò, cerco di riprendere tutto l'evento. Grazie a lei, grazie a lei. Grazie a voi, complimenti. Grazie, grazie. L'iniziativa è bellissima. Grazie, buon festival a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti in questo scorcio di Tauria Nova, molto suggestivo, che mi riporta indietro di qualche anno con delle sensazioni molto positive, e mi fa piacere tornare qui perché è la prima iniziativa che io modero a Tauria Nova, e farlo per l'associazione Risorse, nella prima uscita pubblica, diciamo, all'esterno, è un piacere doppio. Diamo il via al Restart Festival, che è appunto un'iniziativa che l'Associazione Risorse ha strutturato in quest'estate taurianovese per rilanciare alcuni concetti, ne parleremo in parte anche questa sera, e lo fa con il patrocinio dell'amministrazione comunale, la collaborazione dell'Associazione Mammalucco, che è parte integrante della consulta dell'Associazione di Taurianova, e lo fa con tante sinergie importanti. C'è anche il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, un progetto che parte, che appunto va tra la gente e che prova a discutere di temi che oggi più che mai sono di una stringentissima attualità e che aiutano in un momento in cui si parla di ripartenza, si parla di
PNRR, di tanti acronimi e tante cifre che spesso ci allontanano dalla realtà, ci aiutano appunto a ritornare sui territori, a capire qual è lo stato dell'arte, nonostante ci sia una pandemia in corso. La pandemia forse ci ha portato fuori dal circuito di quelle che sono le riflessioni del nostro territorio, e Restart ci consente di riaprire il focus e capire, vedere, analizzare qual è lo stato dell'arte. Saluto Mimmo Lucano. Grazie a nome dell'Associazione Risorse per aver accettato l'invito per questa iniziativa, e con lui questa sera chiacchiereremo e discuteremo del modello Riace, è ovvio, e del libro Mimmo Lucano, Il fuorilegge, la lunga battaglia di un uomo solo. E già nel titolo di questo libro c'è un mondo che merita un'analisi profonda. Merita un'analisi e merita un racconto e probabilmente anche una nuova narrazione, ma di questo ne parleremo. Prima di entrare nel merito della nostra discussione, io invito la Presidente dell'Associazione Risorse, Noemi Asciutto, per il suo saluto. Grazie Torino, grazie a tutti, buonasera e benvenuti al Restart Festival. Sono tre serate intense. Restart Festival è un auspicio ed è un augurio. Un augurio a ripartire, un augurio a riprenderci dopo questa tragica tragedia della pandemia, che ha messo ha cliccato il tasto pausa a tante delle nostre attività, ci ha costretti a stare a casa, ci ha costretti a stare fermi, e ancora di più ha costretto a stare fermi quelle che sono le fasce più disagiate di noi, gli ultimi, gli invisibili, i più deboli. Queste tre serate vogliono proprio far luce su queste figure, vogliono portare su queste piazze questi argomenti e far sì che si possa riflettere un pochino di più, che si possa ripartire non riguardando ad un modello che conoscevamo, ma riguardandolo in termini nuovi, riguardando il modello Riace per esempio, un modello che ha lasciato traccia addirittura fuori dalla nostra nazione. Un modello guardato con tanta ammirazione, da cui speriamo e ci auguriamo possiamo prendere esempio. Pausa adesso che affligge purtroppo anche il nostro Spromonte. Questi tragici eventi che stanno accompagnando questi giorni sono di una preoccupazione allarmante. Speriamo presto che anche loro possano ripartire al più presto. Io ringrazio tutti voi, ringrazio tutti i presenti, ringrazio Nino Quaranta per la partecipazione a questo evento, che ci racconterà anche lui di una esperienza bellissima e del suo lavoro che conduce come operatore sociale con questa sua cooperativa della terra contadinanza necessaria, in cui racconterà a lui di quello che si occupa. Ringrazio Giuseppe Carrozza, il direttore del consorzio, ma che a me è parte integrante della mia formazione in tal senso su questa tematica, una tematica veramente delicata che io disconoscevo fino a poco tempo fa, disconoscevo la gravità della situazione, la gravità dell'indifferenza generalizzata del nostro territorio su questa tematica. E ringrazio i miei fratelli di Contrada Russo, ringrazio Drissa Diarri, il mediatore culturale che mi accompagna da un po' di tempo al progetto a cui lavoriamo, ringrazio per la sua presenza. La vostra presenza qui oggi ci regala una piazza diversa da quella che Torinova normalmente conosce, quindi vi ringrazio calorosamente. Avrei una lista infinita di persone da ringraziare: l'associazione Mamma Lucco non solo per la collaborazione e la realizzazione di tutto questo evento, ma per l'esempio di realtà associativa che da anni compie su questo territorio, che ci ha comunque dato delle forti basi, un bellissimo esempio su cui partire per poter anche costruire la nostra di associazione, che per chi non la conoscesse appunto è nata semplicemente a gennaio. Noi ci siamo strutturati anche noi in pandemia, in webinar, in chat, insomma evitando gli incontri personali, cosa che finalmente abbiamo potuto fare dopo la risoluzione del problema. Questo è un luogo emblematico anche perché alle nostre spalle c'è il centro vaccinale, che ci ha permesso di ritornare un po' alla normalità. Questo centro si sono anche vaccinati i ragazzi. Invito chiunque non l'avesse fatto ancora ovviamente a recarsi per poterlo fare il vaccino e far sì che la situazione finalmente ritorni alla normalità.
Ringrazio Mimmo Lucano per aver accettato il nostro invito, non rubo altro tempo. Buon festival, buone riflessioni e grazie a tutti per la partecipazione. Grazie alla Presidente Rumi Asciutto. Sì, la Calabria brucia, Sindaco, e brucia per gli incendi, e non brucia solo per gli incendi. Oggi parliamo di incendi, ma c'è un fuoco che arde spesso anche sotto traccia e ci segnala, ci evidenzia che manca un equilibrio in questa terra. Spesso, questa è una parola che in politica si utilizza poco, però spesso manca l'equilibrio. Poi darò anche un senso a quello che sto dicendo. Grazie all'amministrazione comunale, saluto l'assessore Angela Crea presente, grazie alla consulta delle associazioni, c'è Anna Maria Fazzari la presidente, grazie a tutte le autorità intervenute, a tutti voi che siete qui presenti in piazza. Entriamo nel vivo della discussione. Il modello Liace. Nel 2014, nel corso del festival Tradizionando, qualcuno lo ricorderà, Cittanova, ci sedemmo con l'allora sindaco di Liace, Mimmo Lucano, in strada, via San Rocco, con delle sedie, una sorta di, come dire, di tavola rotonda senza tavola, e discutemmo di quello che stava accadendo a Riace. E fu una bella esperienza che segnò molti di noi che eravamo presenti. Mai ci saremmo immaginati che a distanza di 7 anni saremmo tornati a parlare di quell'esperienza con le evoluzioni che poi ci sono state. Evoluzioni che non solo hanno detto che quel modello esisteva davvero e lo era modello, non era marketing, ma che hanno detto soprattutto che quel modello è stato riconosciuto ovunque e proprio per questo è diventato oggetto di scontro, spesso anche politico. Prima di iniziare a parlarne, io vorrei ricordare che su questi temi c'è una, come dire, un parterre di realtà, di associazioni che si occupano di cooperazione, che si occupano di questi, dei temi dell'integrazione, quasi dell'approfondimento dei temi dell'antropologia culturale e sociale. E prima di iniziare a parlare con il sindaco Lucano, mi piacerebbe invitare Nino 40 per un suo intervento, una sorta di introduzione. Nino 40, che stasera, signor 40, se lei lo ritiene opportuno, possiamo fare l'intervento da Nino 40, che è il presidente della cooperativa della terra Conta di Tanza Necessaria. Ecco, io al signor 40 chiedo, presidente, modello Riace, ma cos'è il modello Riace per chi si occupa di integrazione, per chi si occupa di riappropriazione dei diritti e di conquista dei diritti oggi in Italia, in particolare nel sud Italia? Grazie. Sì, innanzitutto grazie a tutti voi per essere qui ad ascoltare le nostre testimonianze e grazie ovviamente all'associazione che ci ha invitato qui, grazie anche all'amministrazione comunale che ci ospita, grazie a tutti insomma. Il modello Riace è un'idea politica. È un'idea politica che va perseguita perché ricalca quella che era la nostra originaria idea politica. Quando dico nostra intendo anche nostra di calabresi, che significa accoglienza. L'altra sera a Riace abbiamo fatto una discussione con padre Alex Zanotelli dei missionari comboniani. E padre Alex Zanotelli era orgoglioso di imparare a memoria una parola che spesso noi diciamo, che è trasiti, accomodatevi, cioè noi siamo qua. Perché dico questo? Perché questa idea politica originaria deve essere portata avanti con un'altra idea politica che si accompagna, che è quella dell'economia, del fare economia, del vivere insieme
e soprattutto è quella della società civile, una società civile che non può essere chiusa se si chiama società civile, ma una società civile che deve essere aperta e soprattutto fare in modo che ci sia dentro di noi, dentro tutti noi intendo, una cultura altra, che è quella dell'umanità. Senza umanità non si può fare niente. Senza il rispetto per i nostri simili non si può fare niente. Ecco che cos'è per me il modello Riace. Il modello Riace è l'intuizione di un uomo che io ho il piacere di conoscere da tanto tempo e con il quale abbiamo da tanti anni già affrontato un progetto politico che stiamo portando avanti, e l'intuizione di quest'uomo che ha voluto fare di un paese spopolato un paese popolato e un paese in cui c'era la convivenza civile. La convivenza civile che era anche un aiuto economico per tutti quanti, non solo per chi veniva da fuori, ma anche e soprattutto per i paesani stessi che non erano più costretti a emigrare. Io so che questa intuizione ha fatto sì che ci fossero a Riace, che è un paese, mi pare, 1200 abitanti, 1000 insomma, 1600 abitanti, ha portato a far lavorare anche 100 persone, e 100 persone che lavorano su un paese così piccolo è una cosa molto importante. E allora io voglio dire questo: quello che ci accomuna, ovviamente non parlerò del libro, vi dico solo che il libro Il Fuorilegge, Mimmo Lucano, è un libro bellissimo perché è un libro che a tratti è anche poetico, e io amo la poesia perché io ho avuto la fortuna, prima di fare il cantautore contadino, anzi vi invito stasera a venire a sentire anche le nostre proposte musicali, ho avuto la fortuna di acquisire un po' di conoscenza, perché sono stato all'Università Statale di Milano, ho studiato lettere, ma non è questo quello che conta, non è la laurea in lettere quella che conta, è la laurea della vita, perché a Milano io ho conosciuto tantissime persone, migliaia di persone, perché Milano è una città che se ne dica adesso, era una città aperta, era una città, è una città multietnica. E Milano è la città che non dice mai e non approverà mai una politica basata sull'esclusione, basata sull'amico nemico, sul fatto che io ho un nemico da distruggere e devo distruggere quel nemico perché è quello che mi porta odio, che mi porta il malessere per la mia popolazione. Bene, io vi dico, non è così, e ve lo dico non per sentito dire, ma dimostrato con i fatti. Io lavoro nella piana di Gioia Tauro, faccio il contadino e facciamo tutti i prodotti della terra che vendiamo anche online con migranti provenienti dalla Tendopoli, Baraccopoli di San Ferdinando, e anche con autoctoni, con persone di qua che hanno bisogno di lavorare e di far crescere i frutti della terra. Ebbene, io dico che la prima cosa che si deve avere in una società civile è il rispetto tra tutti gli esseri. Questo pensiero prima era anche condiviso da un vostro concittadino che adesso è presidente facente funzione, era condiviso perché veniva alle nostre assemblee con gli africani
e diceva che noi dobbiamo fare in modo di creare una società dell'accoglienza con gli africani e con chiunque venga da fuori. Adesso purtroppo ha cambiato idea, è legittimo cambiare idea. Non è legittimo però dire alcune cose, e cioè quelle che gli africani o gli altri vengono per rubarci il lavoro, per rubarci le donne, perché non è così. Vi racconto solo un aneddoto. L'altro giorno si è guastata la motopompa, io sono andato dal meccanico a riparare questa motopompa ed ero con tre dei miei compagni di lavoro, ok? Due del Senegal e uno del Gambia. E un signore di Rosarno mi ha detto: sì, però questi qua venono e dividono lavoro. E allora io gli ho risposto in dialetto: ma voi mi trovate quattro rosarnesi che io pago giustamente come paga io, che vanno a cogliere un'arancia, che vanno a pigliare una zappa, eccetera eccetera. Lui ha detto: ah sì, su questo avete ragione. Ecco, non si devono dire delle fandonie, è legittimo cambiare idea, ma non si devono dire delle fandonie. Come il grande capo del vostro concittadino, che quando io a Milano mi spaccavo la schiena scaricando e caricando tir per mantenermi l'università, lui era al centro sociale Leoncavallo con un gruppo che si chiamava Comunisti Padani, ok? Mentre io andavo a recitare Pasolini a Leoncavallo, lui aveva questo gruppo politico che si chiamava Comunisti Padani. Bene, è legittimo anche in quel caso cambiare idea. Non è legittimo però raccontare delle frottole ai calabresi, perché i calabresi nella loro natura hanno quello che Mimmo ha messo in mostra in tutto il mondo, e cioè il senso dell'accoglienza, dell'ospitalità e del vivere civile e in comune. Vi ringrazio per l'ascolto. Grazie. Nel 2004 arriva una nave, insomma, ci sono. Prima. Ma nel 2004 lei diventa sindaco. Lei prima parte con iniziative, diciamo, di tipo diverse, poi nel 2004 diventa sindaco fino al 2018. Si gettano le basi di quello che poi verrà conosciuto da tutti, il modello Aliace. È chiaro che il libro che questa sera proviamo a raccontare fa campeggiare una scritta fuori legge. Anche come si arriva da un modello, che il modello di per sé è un modello che ha una radice positiva, no? Il modello all'idea di fuori legge. Questo è quello che vorrei capire insieme a lei. Perché Mimmo Lucano, tra i 50 uomini più influenti secondo la rivista Fortune nel 2015, a un certo punto viene messo al confino. Cosa succede? E allora direi di dividere questo nostro percorso in quattro parti: come inizia l'esperienza di Lucano, come si sviluppa, cosa succede nel 2018 e cosa oggi rimane di quel modello. Prima di darle la parola le dico una cosa che ho fatto io ieri sera al Riace. Mi sono andato in spiaggia da solo, perché quando ero bambino con la mia famiglia andavamo, cioè prendevamo la casa Riace, è un posto magico che spesso è anche luogo di grandi ispirazioni, la marina così come il borgo. E mi è venuta in mente una cosa: ci sono le satire di Orazio che parlano delle virtù dell'uomo, no? Come si arriva alla virtù. Per chi ha fatto il liceo classico si ricorderà che una di queste le due virtù, diciamo, che aiutavano poi a arrivare all'uomo completo erano l'autarcheia, l'autosostenersi, cioè l'essere libero attraverso l'autosostentamento, e la metriotes, ovvero il senso di equilibrio e la misura. Due cose che alla fine vedrete come ci arriviamo. Riace per me è stato questo, se la leggo, quella voglia di essere da solo artefice di un futuro diverso, di essere protagonista del suo rilancio, e dall'altra parte di farlo attraverso una misura, un nuovo equilibrio tra le cose, tra chi arrivava e tra chi partiva, tra chi operava e chi invece non voleva farlo. Ecco, questa cosa mi ha fatto molto riflettere, perché alcuni temi che sembrano così antichi alla fine poi tornano. Ecco sindaco, una follia, arrivano i migranti, si iniziano ad aprire le case. Come è iniziato questo percorso?
Prima di rispondere voglio ringraziare Noemi, che è stata lei che ha insistito che io fossi qua presente questa sera, e ovviamente ringrazio tutta Tauria Nova, che è un'occasione per me speciale ogni volta che nelle occasioni pubbliche mi dà la possibilità così di, anche a me stesso, di riflettere. Ho ascoltato la domanda e non è che sono con tanti lati, tante ombre, anche per me rimangono incomprensibili. Anche quando si parla modello Riace, quando io quello che posso dirvi, che nelle occasioni pubbliche dico le cose, quelle che mi provengono dall'anima, non utilizzo la retorica, parlo in un modo diretto, e questo aiuta anche me per capire meglio, per riflettere in una maniera quasi collettiva e ricostruire, ripercorrere una storia che non avrei mai immaginato che, diciamo, suscitasse così tanto interesse e che poi diventasse una storia giudiziaria. E comunque, la cosa ve la voglio dire, è una storia che racconta della nostra terra, e credo che con tutte, quasi, come devo dire, è una metafora delle sue contraddizioni, delle sue ansie, delle speranze, delle sue luci, delle sue ombre. È questo che è interessante, non è la storia che riguarda solo una persona. Io sono uno dei tanti che mi sono trovato, che comunque ho avuto diciamo dei ruoli, poi che inevitabilmente hanno, se le stesse cose io avessi fatto senza essere sindaco, avrebbero avuto un peso differente, perché il sindaco, e in realtà ve lo posso assicurare che è vero, ci sono diciamo delle occasioni, facendo il sindaco, ricoprendo questi ruoli istituzionali, ma forse le occasioni più importanti sono quelle da un punto di vista mediatico, perché se inevitabilmente, se lo dice il sindaco, se si espone, nel bene e nel male c'è sempre questo risvolto, ma per il resto credo che è così complessa la realtà sociale dei nostri territori, che anche il ruolo di chi vuole, come devo dire, avere un impegno sociale, una cittadinanza attiva, alcune volte prendete delle persone che hanno a cuore così, e soprattutto hanno uno sguardo collettivo, che non fanno le cose per finalità che non riguardano il territorio, e magari amministrazioni che sono là per fare proprio le cose ordinarie, spesso grigie, alla fine non rimane nulla, rimane solo la forma, che uno si mette la fascia, partecipa nelle occasioni così, diciamo, celebrative, ma sostanzialmente poi non c'è incisività, e spesso è successo così, e per tanti che si sono, come devo dire, che hanno avuto queste responsabilità. Quando i cittadini, la maggior parte dei cittadini, rispetto alla politica, hanno sempre questo atteggiamento molto, molto, molto incerto. Basta dire che la maggior parte dei cittadini calabresi manco vota una minoranza, e quello che succede a livello generale succede nelle piccole realtà. Io quando mi sono candidato la prima volta, mi sono candidato 6 volte al comune di Riace, unica, come devo dire, come mio curriculum personale politico, solo esclusivamente quelle, o mi sono candidato sempre o come aspirante consigliere comunale o come aspirante sindaco, e in tutte le circostanze, quando ci sono state le riunioni per decidere, io non ho mai detto voglio fare questo, ho visto quello che gli altri mi hanno detto, cioè abbiamo fatto passare un confronto e poi si è deciso così.
però tutte le volte con la consapevolezza che che ci vuole molto tempo per creare dei processi sociali e fare passare messaggi politici che magari la cittadinanza non lo so, io sempre questo mi chiedevo, di come riuscire a utilizzare un linguaggio per essere ascoltati, non per dire i soliti luoghi comuni, il migliore programma, anche in questa fase della campagna elettorale per le regionali. Io quando vado in giro non dico votate per me, votate, oppure metto insieme una serie di promesse, ma queste siamo abituati da 50 anni, è una promessa in più, ma che non vale nulla. Con quale diciamo, presunzione io potrei pretendere di essere diciamo, creduto, credibile, quando la politica è diventata... Allora nell'immaginario collettivo la gente non ha più fiducia. Invece io penso che la politica è una cosa seria, che ti prende, che ti fa inseguire un sogno, un ideale, che ti fa dare un contributo per la tua terra, per, non intesa solo da un punto di vista materiale, anche se questo è fondamentale, avete visto per quello che sta succedendo in questi ultimi giorni, la nostra è una terra abbandonata per quello che brucia, perché per anni e anni l'emigrazione, l'abbandono delle terre, delle campagne, è inevitabile quando non c'è la mano dell'uomo quello che sta accadendo. E, diciamo con questo tipo di sensibilità, io ho speso il mio impegno in un luogo che si chiama Riace, il mio paese, della provincia di Reggio Calabria. E la prima volta quando mi sono candidato dicevano i cittadini fate qualcosa anche per noi, fate, era nell'immaginario, era praticamente un fatto accertato che uno va ad occupare questi ruoli per fare i fatti suoi, e spesso succede così, la politica non è altro che occupare delle poltrone dove, come devo dire, alla fine il beneficio non è per la collettività, ma è per se stessi, oppure per gruppi familiari, o per chi si mette assieme per strategie poi di raggiungere potere, di raggiungere... E questo sistema si è consolidato nel tempo e alla fine si autorigenera, passano da una parte all'altra con una facilità solo per giustificare, l'occupazione di quelle poltrone e di avere poi anche da un punto di vista economico delle occasioni che sono importanti. Io mi sono avvicinato alla politica, all'impegno sociale sul mio territorio e questo è diventato, non c'è stata mai una indecisione da sindaco, da consigliere comunale, da nulla. Io adesso sono niente, io dico, quando mi firmo dico che sono un ex di tutto. Solo così, per cercare una via di un riscatto possibile della mia terra, che io da lontano, quando nelle occasioni o per studiare o per lavoro ero lontano, io quando mi immaginavo la Calabria, il senso della nostalgia non era solo per il paesaggio, per i panorami che sono bellissimi, ma soprattutto per le persone, perché anche avevo capito che quel processo così di contaminazione della società consumistica, che ha annullato valori sociali, valori umani, e che ha messo le persone una contro le altre per il profitto, per la rivalità, e quasi io ho pensato nelle società più avanzate ha completato il corso. Allora io, il senso della nostalgia per me era che probabilmente nella Calabria ancora
la contaminazione non aveva completato questo. Difatti nella Calabria interna è così. Per me l'accoglienza ha questo significato, ma in realtà, non ve lo dico, non ero un esperto dell'immigrazione, non ho inseguito un programma sull'immigrazione. I miei obiettivi erano questi e sono diventato consigliere dopo tanti anni, non ci è voluto tanto, per semplicemente per diventare consigliere della minoranza. Io dal 1999 al 2004, per 5 anni, ero consigliere della minoranza. E che cosa invece fa nascere, qual è l'input che fa nascere a Riace l'interesse per l'arrivo degli stranieri e l'interesse anche sociale, politico, e comunque una gestione che è completamente differente da tutto il mondo, o meglio anche un tentativo di una soluzione che ha ribaltato completamente il paradigma secondo cui accoglienza e immigrazione sono i veri problemi della nostra società, i veri problemi del mondo. Praticamente io, questo per me è stato un fatto spontaneo, e sono oggi, e sono ancora più orgoglioso di dirlo, perché non c'è stata nessuna premeditazione. Uno sbarco, e alcune volte ho detto è stato come un capriccio del vento. Il vento ha portato quel veliero a Riace, più o meno nello stesso tratto di mare dove erano stati ritrovati i bronzi di Riace, che comunque ci avevano resi noti nel mondo. I bronzi di Riace sono queste due straordinarie, diciamo, statue del periodo magno-greco, che adesso sono nel Museo di Reggio Calabria. In realtà il mio interesse per l'immigrazione è nato così. E vi voglio raccontare anche una, come devo dire, da un punto di vista della storia, così mi permette di collegare e di rispondere in maniera più sintetica anche a quello che diventa poi questa storia giudiziaria e perché. Io ve lo dico, guardate, questo argomento io ho sempre detto, quando chiunque mi ha chiesto, io non mi avvalgo mai della facoltà di non rispondere, come mi poteva venire facile, sono problemi, no, i miei problemi sono i problemi della nostra terra. Quando anche rispetto, io devo rendere conto, ho fatto il sindaco, sono stato uno che diciamo ha ricoperto un ruolo istituzionale, allora devo per forza rispondere, e mi accorgo che più sono, diciamo, obiettivo e cerco di rispondere, e capisco meglio quello che mi è accaduto e mi posso difendere anche meglio, anche nelle occasioni pubbliche come questa sera. E guardate, è dentro nella vicenda giudiziaria. Io avevo un avvocato, due avvocati, uno si chiamava Antonio Mazzone, che da tutti giudicato come uno dei migliori penalisti, avvocato penalista della Locride, e l'altro si chiama Andrea D'Acqua. Quando ho incontrato Mazzone mi ha detto che mi vuole, vediamo se ti posso difendere, e ha voluto, si è concentrato molto su quelle che sono le mie proprietà, il mio conto corrente. Non mi ha domandato quasi per nulla di quali reati, perché all'inizio mi hanno fatto degli avvisi di garanzia, anche se quegli avvisi di garanzia sono stati organizzati in un modo da rendere da subito eclatante. Adesso mi rendo conto meglio, perché quel giorno, quando ci sono stati gli avvisi di garanzia, praticamente Riace era invaso dalla Guardia di Finanza,
cioè c'era un numero incredibile, sembrava un assetto di guerra di Asia, ed eravamo il 4 ottobre del 2017. Allora l'avvocato Andrea D'Acqua, che io avevo conosciuto per dei contenziosi che avevamo con dei clienti dove lui era l'avvocato e con il comune, avevo creato un rapporto, abbiamo parlato, ho detto vieni che parliamo con questo avvocato che si chiama Mazzoni. Allora lui mi fa queste domande, il giorno dopo io gli porto le risposte perché mi ha dato un giorno di tempo. Io praticamente non ho niente, non ho nessuna proprietà, non una vita quasi solo la mia indennità da sindaco. Prima ero un assistente laboratorio di chimica, a scuola per 23 anni ho fatto questo lavoro. Non ce l'ho. Allora Mazzone ha ribadito, attenzione perché perdiamo solo tempo, perché poi la Guardia di Finanza hanno sistemi così sofisticati, chissà da quanto tempo ti stanno intercettando, sanno tutto di te, sanno. Sei dentro un sistema che praticamente è come ti fanno una radiografia, i raggi X, dici le cose come sono vere. Io ho detto quello che ti sto dicendo, non c'era nessuna incertezza. Allora ha detto io ti difendo e non voglio manco che mi paghi, ma non avevo la possibilità di pagarlo, dovevo accontentarmi di un avvocato, come devo dire, di ufficio. Allora poi un anno dopo, esattamente un anno dopo, mancavano due giorni per un anno, il 4 ottobre 2017 gli avvisi di garanzia, in un modo così eclatante e mediatico, anche una relazione della prefettura che guarda caso ce l'ha prima del comune di Riace, è stata una relazione che è stata conseguente ad una visita ispettiva per verificare un'attività di monitoraggio dello SPRAR. E prima ancora ce l'ha avuta il giornale questa relazione nelle mani ed è cominciata un effetto mediatico molto forte per denigrare quello che loro nell'immaginario politico consideravano la punta avanzata. Ha detto bene Nino quando si è soffermato sugli aspetti politici di questa storia. Probabilmente Riace è stato l'epicentro di due pensieri così prevalenti nella società, uno della disumanità e l'altro dell'umanità. E spesso la politica questo non lo vuole, diciamo, riconoscere. Dicono stupidaggini, ma se uno analizza attentamente, per me le conclusioni sono queste. Poi approfondirò ancora di più perché. In ogni caso, un anno dopo mi arrestano, la mattina del 2 ottobre del 2018, mi arrestano come arresti domiciliari. Dopo 14 giorni, gli arresti domiciliari si trasformano in obbligo di non dimora a Riace per 11 mesi, finché mi hanno fatto la revoca delle misure cautelari. E vi potete immaginare il 2 ottobre del 2018 l'effetto mediatico. Alla mattina alle 6 sono venuti quelli delle Guardie di Finanza, mi hanno messo in una macchina, mi hanno portato all'Opera per le impronte, per le foto, allo stesso modo, come devo dire, come chiunque, diciamo, ha commesso dei reati. Però poi mi riportano e mi dicono tu devi stare agli arresti domiciliari. Il giorno dopo ho incontrato il GIP, perché mi ha accompagnato i miei due avvocati, e ho visto che le misure cautelari riguardavano l'affidamento dei servizi della raccolta differenziata e un matrimonio, un presunto matrimonio che io non ho nemmeno fatto poi, però la legge Bossi-Fini prevede anche che solo il tentativo di favorire l'ingresso dei clandestini, come li chiamano loro, in Italia, è punibile come reato da un anno a 4 anni. Guarda caso la Cassazione, quelle misure cautelari, ha detto che non dovevano farmeli, perché prima i rifiuti ho agito come prevede la legge,
perché il GIP mi ha detto che mancava l'iscrizione nell'albo delle cooperative regionali alle due cooperative sociali alle quali il comune aveva affidato in affidamento diretto, ma con un atto diciamo del consiglio comunale con il parere di legittimità della delibera del segretario comunale, perché eravamo sotto soglia comunitaria, sotto 150.000 euro, 56.000 euro ad una cooperativa, 54.000 euro ad un'altra cooperativa, in una terra dove il sistema dei rifiuti è spesso nelle mani così delle mafie che occultano anche i rifiuti radioattivi e che praticamente chi faceva parte di quelle cooperative, anche due ragazzi, un ragazzo del Ghana, un ragazzo del Benin, e disoccupati del luogo, da un rifiuto una risorsa. Nei luoghi dove non c'era accessibilità per avere una migliore economicità, avevamo studiato gli asini e i carretti, ed era bellissimo anche come un messaggio, come devo dire, di nuovo, di riproporre nei borghi rurali quelle che è un po' la figura simbolo degli asini, venivano a fare servizi televisivi. Era diventato non solo un fatto di democrazia ecologica, l'abbiamo definita perché c'era un rapporto diretto con la cittadinanza, con il porta a porta, ma addirittura anche un'occasione, come devo dire, turistica, no? Alla fine gliel'ho detto al GIP, per questo mi avete arrestato, perché manca l'iscrizione all'albo regionale e perché l'affidamento, che il sindaco però non si deve preoccupare, era quasi dispiaciuto, per essere chiaro, e difatti non si capisce bene come mi mettono agli arresti domiciliari, però ha detto il GIP, ma al sindaco chiunque può andare, non c'è obbligo di non... Questa è una contraddizione, perché anche delle televisioni come Propaganda Live sono venuti, e quindi tutta l'Italia, che senso ha se sono misure cautelari, dico, se ci sono persone che sono avvocati in questa piazza? Sindaco, chiedo scusa, già nella prima fase, se non vado errato, proprio il GIP disse sì, ci sono delle carenze dal punto di vista documentale, nel senso, sì. Però qua non è stato toccato un euro. Sì, allora, queste sono state le prime, io mi sto concentrando molto sulla storia giudiziaria, ma cerco di rispondere anche a cosa fa scattare a Riace l'idea dell'accoglienza, della solidarietà di questo modello Riace. Insomma, stavo cercando di ricostruire il ruolo di questo avvocato che non ha avuto incertezze, per dire, è qualcosa, ti sei messo dentro una storia che dove le alte sfere che magari, come devo dire, che non si vedono hanno determinato proprio perché c'è questo scontro del pensiero, diventa un fatto politico e non possono accettare che in un piccolo luogo semi-abbandonato della Calabria, con tutte le sue problematiche sociali, anche di condizionamento da parte delle mafie, dove tutti dicono ormai è un luogo di rassegnazione sociale, l'accoglienza, che è stato un fatto spontaneo e addirittura rigenera i luoghi, viene gestito in un modo proprio facendo breccia su quello che è il patrimonio culturale, perché non è una persona. Io avevo capito che probabilmente l'unica salvezza per le nostre realtà poteva essere rappresentata proprio da quel senso spontaneo, a non avere pregiudizi, quello diventava un valore straordinario e qualcosa di immateriale. Però è stato, come abbiamo tentato di fare, il paese dell'accoglienza, quasi che qualcuno ha detto, ma esiste nelle fiabe questa storia, non è un'opera materiale, è stata un'opera immateriale, però è stata la realtà. Ti posso assicurare che anche quando quel regista tedesco è venuto per fare, è rimasto senza parole, perché nei borghi di Riace si giravano le persone con il burka, con il velo, dalla Palestina, dal Kurdistan, dall'Africa subsahariana, le donne di Riace vestite di nero,
era praticamente una geografia umana, perché c'erano i laboratori, le vecchie cantine sono diventate laboratori, anche l'idea dello sviluppo locale, il turismo, dell'accoglienza. Alla fine quel luogo sembrava ci fosse qualcosa che non, io stesso non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, però era una realtà studiata continuamente dal Giappone, dalla Finlandia, dalla Germania. Questo regista si chiama Wim Wenders, ha voluto fare raccontare la vera utopia che io ho visto in Calabria. Allora io in quel modo, per me è stata una grandissima gratificazione, perché non solo per viaggio, ma per la mia terra che si chiama Calabria, ho detto siamo sempre denigrati, mi faceva male quando ero nel nord e praticamente parlavano di noi e con i segni, con, come dire, chi lo sa se anche questi sono delle mafie. Allora per una volta siamo stati conosciuti per qualcosa di unico e irripetibile, perché anche il tentativo di delegittimare, di riportare in un alveo dove il sindaco si approfitta, dove alla fine c'è sempre un secondo fine, è fallito, è arrivato troppo tardi. Il paese dell'accoglienza è veramente nella realtà è esistito, e questo è qualcosa che... Allora, Mazzone muore per un problema al cuore, muore. Ovviamente lascia un vuoto molto forte per me, per il rapporto umano che si era creato. Mi chiama l'ex sindaco di Milano, ha detto: io mi chiamo Giuliano Pisapia, ti voglio difendere, se sei d'accordo, ti voglio difendere, perché un solo avvocato è un processo, come devo dire, abbastanza, anche come modo di lavoro, come l'Italia ci sta guardando. Allora l'avvocato ha detto: accettiamo se vuole. Io ho parlato con Pisapia, ho detto: non ce l'ho la possibilità economica, ho detto: non mi devi dare nulla, voglio difenderti se sei d'accordo. E poi mi ha fatto una domanda: ma perché hai fatto queste cose? Ma io, per le ragioni che ho detto, per le ragioni dell'impegno sociale, politico, per la mia terra. Io non immaginavo che mi devo interessare dell'immigrazione. Nei paesi delle partenze ci siamo occupati degli arrivi, è stato questo un fatto che non era per nulla prevedibile. In realtà, parlando così, l'avvocato Pisapia mi ha fatto ricordare chi mi ha aperto la strada per occuparmi dell'immigrazione. Qual è stato il mio interesse? Nel 1998 c'è stato lo sbarco, il primo luglio. Questo episodio che piano piano mi sono ricordato, perché bisognava costruire la difesa con i testimoni. Ma chi è stato che ti ha detto perché tu sei andato in quella casa che la chiamiamo a Viaggio, la casa del pellegrino, che è 2 chilometri distante? Tutte quelle persone sono state portate nella casa del pellegrino, che è di proprietà della Curia Vescovile, e non c'era il Cale di Sant'Anna, non c'era l'organizzazione dell'accoglienza, eravamo con la legge turco-napolitana, eravamo proprio agli albori delle storie dello SPRAR, dei CAS, dell'accoglienza organizzata. E io ero andato una volta, ma sentivo una specie di attrazione per capire perché 200 e passe persone che arrivano in un luogo di 500 abitanti, perché è vero, siamo 1600 abitanti, però con la marina che dista 7 km dal Viale Superiore. È come una nuova comunità che arriva in un luogo, in un paese dove la gente pensa che deve andare via, che il loro futuro è altrove. C'è questo nell'aria, c'è il silenzio, nelle strade c'è poca gente, le scuole si mantengono proprio con tanta fatica, non sono più bambini. Si presenta un vescovo, il vescovo di Locri, che io non avevo mai conosciuto, con una macchina di seconda mano, e dice: ragazzi, io ho bisogno che mi date una mano d'aiuto, perché giù a 2 chilometri da qua, si presenta nel centro del paese, e io ero là in mezzo a quelle persone,
e uno con toni anche un poco sgarbati ha detto no, guardate che vi possono aiutare quelli della chiesa che passano il tempo a suonare con la chitarra e non fare niente per... E Brigantini, il vescovo, lui si chiama Monsignor Brigantini, si è rivolto a me, ha detto ma non vi sto chiedendo di venire a messa. Questa parola io non mi sono mai dimenticato, perché mi ha fatto molta simpatia. Come io sono un laico, anche da sindaco, non è che ho avuto una frequentazione quando ci sono le occasioni pubbliche che il sindaco deve, sono stato sempre così, in maniera spontanea, ma quel giorno quelle parole mi hanno trascinato, mi hanno proprio... L'ho visto una persona che si parte da Locri, da solo, con una macchina di seconda mano, per gestire, per tentare un aiuto per i fratelli curdi, come li chiamava lui, per chi arriva, perché praticamente insegue un sogno di liberazione, per chi è in fuga dalle guerre, non stanno venendo perché stanno facendo un viaggio turistico con tutte le comodità, con le grandi imbarcazioni di lusso, sono persone che si aggrappano alla vita e alla morte spesso. E allora io ho seguito quelle parole del vescovo, ha detto a Pisapia, ma noi lo dobbiamo chiamare come testimone, e lui il vero, diciamo, testimone che ci vuole, che deve ricordare questo. Ma poi il rapporto con lui è finito, non è finito, è durato 7-8 anni, anche quando io sono diventato sindaco abbiamo continuato, sono andato a Campobasso, perché lui è stato uno che secondo me ha interpretato, come devo dire, la pastorale sociale proprio della chiesa in una maniera autentica, si è interessato dei problemi della nostra terra. È lui che mi ha imparato a dire finiamola di dire ormai. Erano parole che entravano nella mia coscienza, nell'anima, che davano un senso, come devo dire, una speranza al nostro impegno in tutti i sensi, prima di tutto per il condizionamento delle mafie, perché i giovani vanno via per questo prevalentemente, perché pensano noi non possiamo vivere sotto questo ricatto, questo condizionamento, non c'è futuro. Questa è una delle prime cose da risolvere della nostra terra, dobbiamo dire le cose come stanno. Alla fine mi hanno detto lo devi chiamare, io ho detto mi metto un po' di disagio, perché adesso è vescovo, anzi arcivescovo a Campobasso, collabora anche con il Papa ed è rimasto sempre uguale, e praticamente mi sono messo un po' di disagio perché ha 75 anni. Le ha chiamato l'avvocato, mi ha detto l'avvocato guarda Brigantini arriva, vieni. Ad aprile del 2021 c'è stata questa testimonianza di Brigantini, è venuto con il treno, con una borsetta, c'era la sala dei testimoni al Tribunale di Locri, c'ero anch'io quella mattina, e quando è entrato ha detto mi chiamo Giancarlo Brigantini, con un filo di voce ha detto di giurare di dire la verità, nient'altro che la verità, e poi si è girato dove ero io, ha detto io l'ho coinvolto, dopo 23 anni si è ricordato e ha detto come io l'ho coinvolto, come se c'è un errore mi assumo tutta la responsabilità, per me il processo si può chiudere là. La testimonianza di una persona che ha conosciuto perfettamente quello che abbiamo fatto, anche il rischio. Tante volte lui ed io mi spiegava come è pericoloso, e su questo vorrei ritornare e collegarlo anche al senso dell'impegno della politica. E in ogni caso la testimonianza che ha reso quel giorno non ha toccato un livello di un'argomentazione penale, ma è stata così alta, ha detto ma qua c'è stata una visione profetica, i luoghi
del profondo sud italiano, le cosiddette aree fragili, dove più forte io vedo che non solo la piace, è il senso così di rivendicazione verso un'ingiustizia che non si capisce da dove nasce, dove c'è l'anima della Calabria, i paesi fantasmi abbandonati che si ripopolano con una semplicemente, senza avere pregiudizi, e con dire: noi abbiamo bisogno di voi perché costruiamo le comunità. Ma poi cosa c'entra se le comunità sono multietniche? Meglio, la multiculturalità è un valore aggiunto. E poi Riace impara a rivendicare diritti, ma non è un diritto il diritto di abitare, non è un diritto umano il diritto di avere un lavoro, il diritto di avere la terra. Non sono dei diritti. Come la costruiamo la comunità se ci vengono negati i diritti umani? E praticamente fa questa testimonianza. E poi il PM, che è di Padova, dice: ma lei quando è stato vescovo? Dal 1994 al 2007, per cercare di come devo dire, neutralizzare quella testimonianza che pesava. Io nel mio ho capito quel giorno così anche l'attenzione da parte del giudice, che ha nelle mani la decisione. Il 27 settembre del 2021 ci sarà la sentenza. E ha detto, in quel modo ha pensato, ha detto il vescovo: io così è stato, sono stato in quel periodo. Siccome la vicenda giudiziaria comincia il 2016, e questo dovrebbe fare riflettere, quando l'area progressista, cercando di imitare le destre, praticamente inizia ad avere la consapevolezza che solo con la propaganda contro l'immigrazione, che è diventata in Italia un luogo comune, il male dei mali, si ottiene il consenso elettorale. Si votava il 4 di marzo del 2018 e l'ex ministro degli interni, praticamente, che ha avuto un ruolo, io non mi permetto di fare delle accuse, ma un ruolo strano, dico così, era molto preoccupato di salvaguardare la sua stessa posizione, la sua stessa poltrona. E quella fase apre poi, diciamo, la strada ai famosi decreti di sicurezza a Salvini. Il vescovo quel giorno, prima di andare via, ha detto così: io, è vero, quello è il mio periodo, però vi voglio dire una cosa. Ha tirato fuori dalla borsa un libricino, ma proprio piccolo, no? Ha detto: questa è l'enciclica di Papa Francesco, guardate che, gli ha detto al giudice, ma si è rivolto a tutti noi, leggete questo, tante cose sono scritte qua, io ho visto a viaggio. E ha chiuso così la sua testimonianza. Per me ha un valore definitivo. Sì, allora io ti ho risposto alle motivazioni che sono state alla base di fare iniziare questa esperienza, questa storia, quello che non è un modello. In tanti a me mi hanno chiesto dove ce l'hai il progetto, ma dove ce l'ho? Nell'aria, non esiste. È stata una cosa spontanea, come, e per quello dico io sono orgoglioso, legata alla nostra terra. Ma noi siamo esseri umani, ma abbiamo ancora quel margine di spontaneità, di impulsi dell'animo che ti fanno indignare, che ti fanno commuovere, che ti fanno prendere parte. Ce l'abbiamo questi, o pensiamo solo alle cose della materialità? Che deriva c'è nella nostra società? Allora io dico: non c'è stato il modello di Riace. Nel libro scritto probabilmente il modello della libertà, questo sì, dei Rom. E penso anche che, voglio dirlo questo, che c'è sempre qualcosa. Ecco il vescovo, la sua profondità, ha dato una profondità anche al mio pensiero politico. Io, guardate, lo dico a tutti, anche da sindaco, quando mi presentavo alle elezioni comunali, il segretario mi diceva, ti dicono questa parola, ma tu
che orientamento politico dobbiamo mettere. Ho detto, è inutile che me lo chiede perché sono stato eletto 3 volte, devi mettere sinistra, non centro-sinistra, devi mettere sinistra, perché io penso che l'ideale dell'uguaglianza sociale, della giustizia sociale, sono ideali molto, molto importanti. Con il vescovo ho inteso meglio la profondità del messaggio, è diventato per me un'occasione di trasformare nella realtà, perché spesso rimangono delle teorie, gli impegni diventano solo un fatto teorico, un fatto molto di criticare posizioni, di assumere atteggiamenti autoritari, però la prassi sociale è fondamentale, se no è sterile il messaggio della politica. E con lui, ma anche con i compagni del PKK, dove ho capito il senso di ripartire dalle periferie, il senso della società multiculturale, il ruolo delle donne, ecco perché nel Rojava poi hanno avuto questo ruolo di contrasto con Cholisis in prima linea, dove ci sono i problemi dell'umanità. Per me è stata un'occasione per sperimentare il messaggio politico della sinistra. Quando Bregantini parlava, ma non solo lui, anche ieri Padre Zanotelli ha portato l'esempio di un vescovo che si chiamava, è morto, Pietro Casaldaliga, e diceva che praticamente il capitalismo avanzato non è altro che l'istituzionalizzazione dell'egoismo, che praticamente diventa un fatto legale. Che cos'è il profitto? Che cos'è lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo? Non è per nulla, diciamo, è antitetico al messaggio evangelico. Un giorno a Riace, io ero seduto nel villaggio globale, questo luogo che chiamiamo come devo dire, l'incontro, cioè emigrazione e immigrazione, un luogo quasi abbandonato, ma è diventato il centro del mondo, o me lo immagino io. E un giorno viene una persona con un cappello, una persona stranissima, ha detto deve fare cantare una canzone per me, perché sapevo, mi stavo quasi, perché tante cose hanno voluto fare, no? Ho detto fai come vuoi, è uno in più. Ha detto non mi hai conosciuto persona, no, non ti ho conosciuto. Mi chiamo Vinicio Capossera e ha detto io voglio fare una canzone. In questo luogo c'è stato un tentativo di evangelizzazione, la gente ha preferito Barabba. Ho capito che quel modello era diventato in qualche modo la pietra d'angolo per una propaganda contro la violenza. Quando non a un certo punto cambia lo sbarco 1998, 2004 prima volta sono stato eletto sindaco, poi il 2009, poi il 2014, il 2016 cambiano le cose in Italia e poi c'è un prefetto che era molto attenzionato, si chiamava Luigi De Sena, ha detto che mi devo stare attento, che la corda l'ho tirata troppo e che non ci pagavano più i servizi, quando il primo settembre 2016, se vuoi sapere, anche tu dammi il tuo numero di lei, mi hai chiamato sindaco perché grazie non sono sindaco. Quando il primo settembre arriva l'ex prefetto di Reggio Calabria, si chiama Michele Di Bari. È là che io prima una sensazione, non una sensazione, di parole, così, poi alla fine diventa quasi una forma di avversione, uno scontro
il prefetto è una figura, guardate, io ve lo dico chiaro, non lo so, non vorrei mai più chiamare il prefetto eccellenza, questa forma molto di ossequio che i sindaci, che qua, perché eccellenza? Ma è stata una figura istituita da Benito Mussolini, no, esercitano solo una funzione militare con gli enti locali. No, mi assumo responsabilità. No, Mimmo, è stata abolita la dizione eccellenza. Allora, praticamente è una funzione politica, voglio dire, quella dei prefetti, è una funzione politica. Se, come mai Salvini lo ha nominato come capo dipartimento? È proprio capo dipartimento libertà civile e immigrazione, uno dei settori nevralgici della politica salviniana. E allora a chi dà la responsabilità? A un uomo di fiducia. Allora lui ha avuto praticamente il viaggio e l'antitesi della Lega, siamo proprio agli opposti. Da una parte abbiamo il non rispetto intanto della Costituzione italiana, la Costituzione è un inno all'uguaglianza di Stato. Quando uno dice vengono prima uno e poi l'altro, quello veramente sta massacrando la Costituzione italiana, la prima cosa. Ma poi è una evidente come c'è l'intenzione di costruire una società disumana, fondata su... Ma vi ricordate che anche ai bambini alla mensa di Lodi è stato impedito di poter mangiare? Beh, vi rendete conto a quale livello si può arrivare discriminando le persone? Vengono prima uno, per me, anche da sindaco, io non mi sono mai permesso di dire, non mi potevo permettere, è un fatto normale di dire che viene prima uno e poi l'altro. È una cosa assurda questa. Allora, Piace è proprio la dimostrazione in una realtà limite di come, avendo un atteggiamento alla fine anche normale, alcune volte mi è venuto da dire la rivoluzione della normalità, non solo siamo stati coerenti con i principi costituzionali, abbiamo conosciuto il mondo, io questa cosa di capire che le persone che sono arrivate, io non ho fatto solo teoria o l'ho letto dai giornali, io sono stato con loro. A Viaggio c'è stato un anno che c'era più presenza di persone che venivano da tutte le parti del mondo e non mi sono mai permesso io di dire questi linguaggi clandestini. È un linguaggio che non è corretto in nessun modo, nemmeno da un punto di vista giuridico. Alla fine erano più numerosi di noi. E ovviamente è stata la mission centrale del mio comune, è stata la governance su cui abbiamo costruito. È vero che c'erano 100 persone che lavoravano, cioè i progetti cassa, strada, diventava una cosa importante, è stata una, come devo dire, un welfare dell'accoglienza. Mi rendo conto che c'era il sostegno economico, ma per costruire lavoro nelle nostre comunità non è una cosa semplice, quando ci sono le forme di condizionamento delle mafie e quando c'è soprattutto la consapevolezza che il futuro è altrove e dove tutti pensano che la comunità è solo il municipio e ci sono tante difficoltà. E allora il viaggio è stato un po' come un'avanguardia, un esempio concreto. Io sono stato con loro e vi posso dire che alla fine non c'è una storia, una persona che è venuta con le navi così della speranza, non una persona che ha deciso lui. Sono viaggi forzati, c'è il trauma dell'esilio, sono persone che hanno subito violenze, hanno subito torture, decisioni di guerra, ma sono praticamente lo scarto dell'umanità. Ma perché impedire? Quando arrivano da noi, io così ho visto con i miei occhi e non potevo più fare il sindaco a fare finta che non è così. L'ho visto e l'ho ascoltato, io ho visto delle cose. Una donna etiope che praticamente aveva due bambine con la sindrome di Down, eppure si deve sottoporre a questa audizione
delle persone che devono, devono certificare il suo livello di sofferenza. Una persona che non ha nulla, che viene con la nave, ha due bambine con la sindrome di Down, gli rifiutano, e una denegata, è una denegata. Io ho detto come sindaco, ma non riconosciamo più le autorità di questa commissione, perché quando si tratta solo di giustificare, certificare le sofferenze delle persone, ma per, come c'è la decisione che a uno viene riconosciuto il permesso di soggiorno come asilo politico e uno viene denegato? Su quale base? Sulle decisioni di giudici che hanno nelle mani la vita di persone che già sono in fuga dalle guerre. Ma queste guerre chi le ha volute? Chi le ha volute? Chi le ha create queste guerre? Chi ha venduto le armi? Chi ha desertificato quei territori? Il colonialismo, il neocolonialismo, il sistema economico delle multinazionali è perverso, i compratori che vanno nei paesi dove c'è la povertà, dove le persone vivono con meno di mezzo dollaro al giorno, dove i bambini muoiono di fame, perché si incrociano poi fame e guerra, miseria e guerra, e non c'è da scegliere come abbiamo fatto in Italia. Allora, io ho potuto sbagliare, però sono stato di fronte a queste cose, io così ho fatto il sì. Chi lascia, chi colpì a ministra, ti lascia un buon ricordo, resta per sempre sindaco. Sì. Non resta sindaco della sua comunità, ma resta sindaco di una comunità più grande che ne condivide i valori. Quindi ribadisco che per me lei è il sindaco più importante. Scusa, mi sono ricordato di una cosa, scusa. Il ruolo del prefetto poi, dal primo settembre 2016, ormai ve lo voglio dire, siamo... L'unica cosa che le chiedo... Essere veloce. Allora, c'è una relazione per lo strato. Il mio comune c'erano tanti progetti, casse, strada, minori non accompagnati, chi si occupa di immigrazione conosce, però a Riace casse e strada erano perfettamente identici, lo stesso comune, lo stesso territorio, le stesse persone, le stesse soggetti gestori, tutti perfettamente uguali. Fanno questa relazione, secondo me una falsa relazione, per tanti motivi io ho capito che succede però? Questo è accaduto, l'abbiamo avuto nelle mani questa relazione, a dicembre del 2016. All'inizio del 2017 ci sono altri funzionari della prefettura, compreso il dirigente di settore, cioè il dottore Campo, che poi è stato cacciato da quel ruolo, che hanno fatto una ispezione e secondo me l'hanno fatta in maniera più approfondita, perché la prima ispezione era stato un caso mediatico, allora loro l'hanno fatto con molta professionalità, sono presi più tempo e poi alla fine io avevo la speranza che quella relazione finalmente mettesse, diciamo, in evidenza anche i problemi, diciamo, gli aspetti positivi di cui il mondo aveva parlato. Allora ho cercato di dire, ma dopo è passato un mese da quando avevo ordinato l'ispezione, ma dov'è questa relazione, perché non me la mandate? Allora non me la mandano. Avevo capito che c'è un problema e c'è stato un tentativo di imporre anche è venuto fuori dal dibattito processuale questo, quasi di imporre, di dire dobbiamo sempre falsificare le relazioni, e questi qua sicuramente, io ho conosciuto così, hanno avuto una fortissima, diciamo, incertezza e anche come devo dire, non hanno condiviso questo tentativo di ribaltare completamente la realtà. Ma perché? Che cosa c'è sotto o sopra, a livelli altissimi? Cosa c'è? Alla fine il dottor Campo, quando andava a Reggio Calabria, lo incontrava e triste, non può parlare con me, io non sono mai permesso di dire come è andata, come non è andata, anche per rispettare, non ho fatto mai così. Alla fine non ce la vogliono dare. Quando ce la danno? Ce la danno il 20 febbraio del 2018, perché succedono due cose importanti. Una, che la chiediamo tramite la DDA, tramite la procura, dopo 5 giorni arriva,
perché era un nostro diritto, perché c'è la legge sulla trasparenza degli atti pubblici, ce la devono dare e ce la danno. Dopo però che tramite la procura, tramite la DDA, l'altra cosa era successa che era morta una ragazza, perché come comune noi, visto che c'era quella forma di avversione, che non ci parlano, che ci creano problemi a tutti i livelli, ci sono questi sospetti, queste relazioni, questo aspetto. Mi chiede a me una carta d'identità. Il 21 dicembre del 2017 mi chiede la carta d'identità per dire che se ne va. Tanto il progetto di Ace si era sparsa la voce, lo chiudiamo, me ne vado. Ha detto: mi fai la carta d'identità? Era 2 anni che era stata lì, se la conoscevo, perché era molto partecipe delle occasioni così di feste, di cose che si organizzavano. E ha detto: me ne vado o a Castel Volturno o a San Ferdinando, nel luogo degli invisibili, delle baraccopoli, così non la vedono, perché lei era doppia denegata e non poteva più fare la terza, perché il decreto Minnito Orlando l'aveva abrogato quelle possibilità. E praticamente Becky Moses se ne va il 26 gennaio del 2018, muore in maniera tragica, drammatica, bruciata viva. Ma se Domenico Lupano era responsabile del comune di Riace come responsabile legale, che sono sindaco, ma chi è il responsabile della baraccopoli di San Ferdinando? Anche formalmente, diciamo le cose come stanno. Chi è? C'è un nome in tutti i nomi. O perché dobbiamo avere paura, perché sono... Io non ce l'ho paura, né delle mafie e nemmeno delle autorità dello Stato per un ideale di giustizia. Non ce l'ho nessuna paura e nessuna incertezza, perché formalmente era prefetto di Reggio con delega come commissario straordinario per l'emergenza di San Ferdinando, era il prefetto di Reggio. Anche su Maia Sacco è morto e lo hanno definito come uno che intenta rubare. Non è vero, lui era un sindacalista, lui è morto perché ha cercato di non fare la fine di Becky Moses e per mettere la lamiera sulla sua capanna di plastica. Ma perché la procura di Roppi almeno mi ha contestato la carta d'identità di Becky Moses? Non hanno avuto nemmeno l'orgoglio. È vero, io ve lo dico apertamente. Anzi, voglio che domani me lo contestano, se hanno orgoglio. Domani sono pronto a ricevere che vengono di nuovo a casa mia. Però quella carta d'identità, io non gli ho detto a me che vai ai carabinieri a fare la denuncia. Gliel'ho fatta perché in un attimo avevo costruito questa persona e vittima di questo sistema orrendo di burocrazia che annulla i diritti umani e alla fine deve andarsene nel luogo degli invisibili. Dove deve vivere in condizioni di degrado umano. Era venuta chissà con quale speranza nell'Europa, ecco che cosa le abbiamo riservato. E praticamente non mi fanno questa contestazione, me la fanno invece per un bimbo di 4 mesi, tentano di fare un processo parallelo, perché cosa? Manca il permesso di soggiorno, falso in atto pubblico da 2 mesi a 2 anni, anche nella requisitoria mi ripropone queste cose il 27 settembre, ma io al giudice glielo ho detto: signor giudice, quando ho fatto le dichiarazioni spontanee, guardate che questi reati li ho fatti, è vero, ma li rifarei anche un'altra volta. Avete capito? Ormai per me è un fatto di orgoglio che io quel bambino che gli serve la carta d'identità per la tessera sanitaria, ma secondo voi, voglio chiudere qua questa cosa, ma secondo voi 4 mesi ha un problema nel sangue, c'è la cartella clinica dell'ospedale di Reggio Calabria che accetta questo, lo manda alla prefettura, abbiamo una convenzione con la prefettura e il comune di Riace, gli serve la carta d'identità, all'impiegata, all'assistenza sociale io gli ho detto non c'è bisogno che ti giustifichi, ha diritto perché è scritto nell'elenco anagrafico del comune. Ma sì, ha detto, gli serve perché deve fare la tessera sanitaria, che c'era un problema, perché con l'STP, altra cosa orrenda, l'STP è una tessera che sostituisce solo gli immigrati, solo per le cose urgenti, se no il resto non hanno diritto alle cure mediche, praticamente.
nel caso del bambino ancora più atroce questo. Ma io vi chiedo, ma c'è coerenza tra diritti umani e le cosiddette legalità? Ma chi l'ha commesso il reato? Io, che ho dato la paternità per bimbo per potersi curare, o chi vuole impedire, chi dice che ho fatto un reato? Ma dove ce l'hanno l'anima? Me l'hanno notificato questo il 19 dicembre, 6 giorni prima di Natale, ma non si vergognano poi a lanciare, fanno più figura a lanciare nelle chiese, a non parlare di legalità. Tu stai negando uno dei diritti umani fondamentali, il diritto alle cure mediche, un bambino di 4 mesi. E questo è un altro reato che mi ho chiesto. E questo io lo ripeterei 1000 volte. Abbiamo verso la chiusura, le farò una domanda tra poco. Chiaro che prima in pieno. È chiaro che questo è un tema controverso, perché non c'è dubbio. Nel frattempo sul territorio continuano a svilupparsi delle iniziative che in parte hanno anche lo sguardo puntato su quello che è successo negli anni a Riace. E qui tra il pubblico, insomma, c'è Giuseppe Quaranta del consorzio Giuseppe Carrozza del consorzio Macramè, che si occupa proprio di questo. Lo vorrei invitare per un saluto, per un piccolo intervento, poi dopo Carrozza andiamo in chiusura con il sindaco Lucano. Buonasera a tutti. Devo dire preliminarmente che mi trovo in grande difficoltà a intervenire dopo il magnetismo che ha sviluppato Mimmo Lucano nel suo intervento, anche perché io sono un tecnico, per cui probabilmente affrontare argomenti dal punto di vista tecnico può anche apparire un po' noioso rispetto invece alla vicenda passionale e per certi aspetti molto intrigante che Mimmo Lucano ha raccontato. Per cui io faccio semplicemente alcune domande. Qual è l'insegnamento che deve dare una comunità come quella di Taurianova, che è un piccolo comune, piccolo insomma, mica tanto, rispetto all'esperienza e al vissuto che è avvenuto a Riace? Allora, questo è il primo tema che mi permetto, diciamo, di lanciare in forma di domanda anche a voi, anche al pubblico, a vedere anche accoglierlo. Tra l'altro ci sono pure i rappresentanti delle istituzioni. Allora, in quel comune c'è stato un'imponente operazione di accoglienza che ha comportato un coinvolgimento reale, vero, della comunità. Qui a Taurianova c'è una piccola esperienza, che è quella dell'Agenzia Sociale per la Casa, dove stiamo cercando da diversi mesi di tirar fuori dal ghetto di Contrada Russo i migranti e a dare una soluzione abitativa dignitosa. E invece i taurianovesi non rispondono. Abbiamo un solo alloggio in questo momento che siamo riusciti a individuare, e c'è un servizio organizzato, ci sono delle persone che ci lavorano, c'è il mediatore, c'è l'architetto, c'è l'amministrazione. Invece a Riace è partito tutto in maniera spontanea, con un welfare dal basso, come Mimmo Lucano ha detto, e aveva ottenuto in bel poco tempo un grande risultato, trasformare il comune in un luogo d'accoglienza. Quindi non c'era il bisogno di andare a trovare la casa, perché tutti erano disponibili a metterla a disposizione. Allora qui la sfida si pone: una comunità così grande come Taurianova è in grado di cogliere questa sfida che le aspetta? È in grado di rendere accogliente le proprie abitazioni, di aprire il cuore, aprire le case e renderle disponibili per i migranti che ne hanno bisogno, perché non possono stare a Contrada Russo? Allora, questa è la prima domanda. Sì, ma voi vi chiedete, ma tu chi sei? Tu vieni da Reggio Calabria e ci racconti questa storia, noi siamo qui, viviamo le dinamiche del territorio, e allora io, permettetemi una piccola presentazione, ve la faccio. Io dirigo il più grande consorzio sociale della Calabria. Nel nostro consorzio ci sono 30 tra cooperative, associazioni e fondazioni che si occupano di welfare, di bisogni delle persone svantaggiate, che nel corso degli anni ha fatto un sacco di lavori, di inserimenti lavorativi, coadiuvando Recosol, che era la realtà a cui faceva riferimento Mimmo Lucano,
per tutte le opportunità che venivano predisposte con le cosiddette politiche attive per il lavoro. Noi siamo presenti a Terranova da tanti anni, siamo presenti non per prendere, siamo presenti anche per dare. Abbiamo diversi progetti che abbiamo messo in pista, in cui abbiamo coinvolto il Comune come partner, due o tre dei quali riguardano il mondo della migrazione. Abbiamo un progetto sulla mobilità sostenibile che è stato fatto dalla nostra cooperativa di Crotone, Agora Croton, in alcune aree della Calabria, a Taurianova, a Crotone e nella Sibarite. Stiamo per presentare un progetto di contrasto al caporalato, e anche qui in una dimensione in cui si proietta Taurianova e altri due comuni della Piana in una rete regionale che serve a questo. E poi abbiamo gli occhi puntati, perché voi non lo sapete, ma questa piccola esperienza dell'Agenzia Sociale per l'Abitare, che a volte diciamo risulta ai taurianovesi un po' circoscritta nell'oblio, è attenzionata nazionalmente dal punto di vista europeo. L'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che è un'entità dell'ONU, ci bersaglia di telefonate perché vuole sapere come stiamo andando avanti. L'help desk del programma Più Supreme ci bersaglia di richieste per capire come questa piccola esperienza possa diventare un'esperienza pilota, e noi a dire: ma guarda che ancora abbiamo iniziato da poco, i risultati sono timidi. La Regione Calabria, l'assessorato, l'Università per la Calabria, che sta facendo una ricerca proprio sull'abitare nei confronti dei migranti, è venuta qui, ha intervistato il Comune, ha intervistato anche noi, quindi siamo al centro dell'attenzione. E allora su questo io penso che uno scatto d'orgoglio dei taurianovesi, che fanno tesoro dell'esperienza di Mimmo Lucano e che aprono il loro cuore e le loro porte nei confronti dei migranti, è non un atto dovuto, di più. E un'ultima cosa la volevo raccontare come narrazione, chiamiamola, per evocare i collegamenti con l'esperienza di Mimmo Lucano. Il giorno in cui lui fu arrestato, noi eravamo a Gambari d'Aspromonte e celebravamo un'assemblea del nostro consorzio, e un'assemblea di programmazione. In quell'assemblea a un certo punto abbiamo dovuto interrompere i lavori perché la gran parte delle nostre consorziate e delle persone dovevano andare a Riace a stare accanto all'esperienza che purtroppo stava per concludersi. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso che non dispongo dello stesso magnetismo di Domenico Lucano, ma spero che il mio piccolo contributo possa smuovere qualcosa in questo interessante comune della Piana di Gioia Tauro. Grazie ancora. Grazie al direttore Giuseppe Carrozza del Consorzio Macramè. Grazie. Rapidamente in chiusura, prima di salutarci, non è tardi. Sindaco, a settembre arriverà la sentenza, lo diceva lei. Cosa rimane oggi, al di là del clamore mediatico che sembra in parte essere passato, al di là di una traccia che lei ha lasciato con il suo libro, o delle rivendicazioni sacrosante che lei fa, l'ho fatto anche questo pomeriggio e questa sera da questo palco, ma cosa resta di quell'esempio e cosa resta di quel modello che è stato e che in parte ancora è in Riace? C'è stato un tentativo che ha fatto parlare l'Italia, che io ritengo centrale di questa forma del pensiero, che nel caso di Viaggio o da una direzione o dall'altra è diventata una cosa esplicita, una cosa concreta. Quando a Viaggio hanno tolto tutta la cartellonistica dove c'era scritto paese dell'accoglienza, ci sono stati dei momenti celebrativi in cui anche la Chiesa era presente. È una cosa incredibile, tanto per dire, ma il paese dell'accoglienza c'era scritto, non è che c'era scritto no. Il paese dell'accoglienza, poi c'era uno dedicato ad un martire delle lotte contro le mafie, si chiamava Giuseppe Impastato, e praticamente hanno sostituito questa segnaletica con
Riace, paese di Sant' Cosma e Damiano. Per questo, per dire che le altre sfere religiose, il pensiero delle destre reazionarie, è stato presente per dire finalmente ci liberiamo, questo paese dell'accoglienza. E due parole, le abbiamo fatto in maniera spontanea, due parole. Riace è il paese dell'accoglienza, è stato bellissimo però, come all'ingresso del paese, agli ingressi. E però è stato cacciato. Hanno voluto dire, adesso, come devo dire, è stata la stessa cosa che quando in America Latina, dopo che è stato ammazzato Salvador Allende, hanno voluto proprio anche cancellare i segni della rivoluzione popolare. Hanno voluto, questi messaggi sono pericolosi. Questo, che cosa rimane? Ecco, rimane questo. Rimane questo tentativo squallido, anche se la storia non è cancellabile, anche se il messaggio è arrivato, anche se la speranza non la possono cancellare. Non è che abbiamo paura, che io ce l'ho sempre la speranza che tutto possa rinascere, e rimane un focolaio resistente nel villaggio globale, con delle persone che sono rimaste a Riace e non hanno dove andare. E con tutte le difficoltà, perché non ci sono progetti, non c'è, e rimane una storia sbagliata, come diceva Fabrizio D'André. Ma le nuvole vanno e vengono, c'è sempre la speranza. Per me la speranza anche può essere, diciamo, un'idea, io non ho paura di dirlo, perché ho dimostrato che la politica è una cosa seria, senza fare promesse, però ci mettendoci l'anima. Quindi ho la speranza che la politica locale, la politica regionale, può dare contributi nuovi. Io avevo sempre immaginato, come sindaco, questo lo portavo come contributo, anche alcune volte al Ministero degli Interni, ma voi non si può pensare che le aree interne della Calabria, una volta che fai un progetto, poi le persone, quando finiscono questi progetti, poi li chiamano i lungo permanenti. Mi hanno fatto, per me i lungo permanenti sono diventati un problema penale, volevano che io, diciamo, allontanassi come sindaco le persone dopo 6 mesi, perché l'accoglienza nelle linee guida dello SPLAR dura 6 mesi, i bambini li inseriamo a settembre a scuola, poi a marzo dobbiamo cacciarli. Ma questa è una cosa proprio, una cosa disumana, ma non è possibile quello che state dicendo. Allora, fare una riforma agraria, fare attività sulla zootecnia, fare attività che arricchiscono il territorio in tutti i sensi. L'accoglienza e l'immigrazione, Riace dimostra che possono essere, non è una visione unilaterale, è un'occasione per le persone del luogo e per gli ospiti. E insieme, questo è il bello messaggio che deve arrivare dalla Calabria, della soluzione possibile, addirittura quella soluzione far rinascere, rigenerare i luoghi. Io mi auguro che ad esempio lo SPRAR, adesso non si chiama più così, che sia, diciamo, regionale. Ci sono i fondi dei fondi europei per i rifugiati, ci sono fondi che non vengono manco utilizzati, non c'è bisogno di collegarsi al Ministero degli Interni, ma sono cose che potrebbe fare la Regione. Tantissime cose potrebbero nascere nelle cosiddette aree abbandonate. Io vorrei avere questa possibilità, ce l'ho questa speranza. Mi piacerebbe fare delle cose per l'acqua come bene pubblico. Là si gioca una materia che da sindaco io ho capito come veramente i cittadini vengono presi in giro, perché l'acqua è un bene pubblico che deve essere un fatto di democrazia libero per tutti. Non si può trarre profitto o affidare a carrozzone della politica per giustificare clientele. Noi abbiamo modificato lo statuto comunale che praticamente
l'acqua è un bene pubblico e tale deve rimanere, nessuno può fare trarre profitto da una cosa che è come l'aria. L'acqua e i rifiuti che sono nelle mani, così, le cooperative sociali, creare possibilità, diciamo, di occupazione, che è il vero problema, la mancanza del lavoro, e fare rinascere i centri, le aree fragili, le aree interne della Calabria, dove più forte si avverte così il senso di abbandono, di rassegnazione, di responsabilità anche. E poi c'è una speranza anche per il mio comune, perché hanno parlato così tanto di legalità, poi alla fine il sindaco non era nemmeno eleggibile perché era dipendente comunale. Non che voglio fare una polemica, perché poi, però la realtà è così. È venuto anche il ministro Salvini per dire adesso lo facciamo, ma spesso fa propaganda, e questo fa male alla nostra terra. Sempre propaganda. Quindi è probabile che bisogna tornare a votare a Riace. Vediamo, c'è sempre la speranza che fa muovere. Grazie, voglio ringraziare a tutti. Grazie perché mi avete ascoltato e anche qualche volta. Non voglio apparire come uno che ha la presunzione, se ho detto delle parole che magari mi sono lasciato trascinare dall'emotività, però questo io sono. Grazie all'Associazione Risorse, grazie al Start Festival, grazie all'amministrazione comunale, all'Associazione Mammalucco per la collaborazione, grazie a tutti i volontari. Insomma, inizia questo festival grazie a chi ha partecipato. C'è scritto Mimmo Lucano, il fuorilegge è lunga battaglia di un uomo solo. In un mondo di simboli l'impressione è che Mimmo Lucano sia tutto tranne che da solo. Una buona serata a tutti.